Popolo rossonero, amarezza, coglioni sottoterra. Grande amarezza. Allora, prima di tutto, raga, tiratemi sul morale, iscrivetevi al canale perché ho davvero le palle sottoterra. Allora, io non carico mai i video subito dopo la partita perché comunque vada, io me ne resto nel barettino dove vado a vedermi la partita con il mio amico Roger Rogero. Finisco l'aperitivo, poi arrivo a casa, sbollo il nervoso perché se lo facevo alle 5 tiravo giù una serie di bestemmie che era meglio non fare il video, raga. Allora, un'altra cosa, se io devo fare video, io ho visto, allora io non faccio i nomi degli youtuber perché non mi interessa fare dissing, non mi interessa prendere iscrizioni in quella maniera lì, però scrivere orgoglioso dei ragazzi dopo che hai preso tre pere. Allora se noi dobbiamo fare video solo per prendere iscritti, far vedere che ci va tutto bene, che è tutto rose e fiori, perché noi sosteniamo sempre il Milan, perché anche se prendiamo cinque pere noi siamo sempre lì con la no. Io non sono così, non sono così. Oggi sono incazzato nero. Se devo fare video così, rose e fiori sempre, orgoglioso, tre pere, ti siamo portati a casa, tre pere dall'Inter e io devo essere orgoglioso. Allora, se noi parliamo della stagione completa, io sono orgoglioso dei ragazzi perché comunque, ripeto il concetto, se arrivo sia ad agosto, mi dicevo, che a febbraio mi trovavo a 4 punti, secondo posto dall'Inter, avevo fatto la firma. Allora gli parlo di orgoglio, ma se tu per prendere delle iscrizioni, per fare il fenomeno, per far vedere che si è tifosi, beh, scrivo orgoglioso dei ragazzi, allora non ci sia, allora va bene tutto in questo mondo. Allora davvero facciamo video, spariamo stronzate, tanto così iscrizione. No, figa, io non sono orgoglioso per niente. A me quando perdo 3-0 contro i Cugini mi gira il cazzo, lo dico apertamente, a costo da passare da 539 a 500, li voglio perdere tutti, a me gira il cazzo. Perché comunque non si può, dopo 5 minuti, tu devi entrare con la giusta mentalità. 5 minuti prendi il gol dell'1-0, non si può. E devo essere orgoglioso che dopo 5 minuti, una partita fondamentale dove una curva intera si fa trovare fuori dallo stadio, si fa trovare il giorno degli allenamenti prima del derby, tutti uniti, fanno sacrifici per venire, lasciano perdere le famiglie per stare accanto al Milan, tu dopo 5 minuti prendi un gol di merda perché Romagnoli fa una cazzata esorbitante e Kier non marca Lautaro Martinez che ce l'aveva lì. Prendiamo un gol. Questo è l'approccio. E guardate, raga, dopo 20 minuti, i primi 20 minuti ci hanno asfaltato. Asfaltato. E io devo essere orgoglioso, ma no, questa partita qui è partita male. Male cazzo, e quindi non sono contento neanche un po'. Sono incazzato nero. C'ho le palle che mi girano in una maniera imbarazzante perché io, questo derby, io realmente ci credevo di portarlo a casa. A me, perdere 3-0 con l'Inter mi girano i coglioni, ma tantissimo. Dopo mi scriveranno sotto gli interisti sfottimenti. Fanno bene. Fanno bene, abbiamo fatto i primi 20 minuti che ci hanno preso a calci nel culo. Dopo abbiamo sistemato la partita. Nel secondo tempo, lì sì che ho visto il mio Milan. Parte il secondo tempo, vedo il mio Milan. Però ragazzi, ti capitano tre occasioni d'oro. Va bene, Handanovic ha fatto dei miracoli incredibili. Anche gli interisti, ma vergognatevi quando gli fate contro Handanovic che vi salva di quelle. Certo, fa gli errori, li fa anche Donnarumma, li fanno tutti i portieri. Ma vi ha salvato il derby perché se noi facevamo anche solo un gol in quel momento sull'1-1, cambiava la partita. Io sono convinto al 100%. Comunque, sbagliamo l'incredibile Handanovic. Fa la partita, noi siamo entrati nel secondo tempo, sembravamo il vero Milan e questo che mi fa ben sperare perché io non sono
pessimista per il futuro, io non sono uno di quei tifosi che da adesso in poi si vedrà al settimo, ottavo posto. No, io ho visto la reazione al secondo tempo, ho visto il mio Milan, ho visto che atleticamente nei 90 minuti non eravamo quelli contro lo Spezia, quindi ci credo ciecamente che ne possiamo uscire da questa situazione qua. Poi prendiamo il 2-0 nel nostro momento migliore su un contropiede del cazzo in due giocatori, porca troia, buttalo per terra piuttosto in due quando ti entra sto Lautaro di figa, ma buttalo per terra o no? Dopo fanno l'azione, io dopo già lì, quando loro avevano la superiorità numerica, ho detto, buon, prendiamo gol. E il 3-0 è la vergogna del calcio. Romagnoli, sei stato... Io sono, se vedete tutti i miei video, uno dei pochi che ti ha sempre difeso. Sei da vergogna del calcio. Oggi sei stato una schifezza imbarazzante. E io devo fare, per prendere l'iscrizione, devo dire bravi tutti, grande capitano, ma che cazzo me ne frega, figa, hai fatto cagare il cazzo. Hai fatto cagare il cazzo oggi, Romagnolo. Cazzo, ma ti punto no, ma figa, ma non gli vai mai incontro, non gli vai mai incontro, l'hai fatto calciare, abbiamo preso il 3-0, ci hanno distrutto moralmente, fai cagare, non ti voglio più vedere in campo, ci abbiamo Kier e Tomori da adesso in poi, che guardate che Kier ha fatto schifo al cazzo anche lui oggi in difesa, perché noi la partita non l'abbiamo persa dal centrocampo in su, perché comunque abbiamo fatto un ottimo secondo tempo. L'abbiamo preso per delle stronzate difensive fuori da terza categoria. Però io, hashtag Romagnoli, non lo voglio più vedere in campo perché adesso anche il suo più grande estimatore e sostenitore, che ero io, si è rotto i coglioni perché in Serie A non puoi giocare così. Quindi sono nero, sono incazzatissimo, però quello che voglio dire, io oggi sono incazzato. Da domani faccio le benzine nelle pagelle, ognuno si prenderà i suoi voti. Ma sono consapevole che stiamo facendo comunque una grande stagione. Sosterrò perché comunque, come dico sempre io, il Milan si sostiene al di là dei risultati, però è giusto che quando si fa una partita di merda non si fa i tifosi, gli youtuber della lingua marrone a leccare il culo per prendere iscrizioni, si dicano le cose come stanno. Io dirò sempre le cose come stanno. È giusto essere incazzati e io sono incazzato nero perché a me fatemi perdere contro tutti, ma quando perdo un derby o con la Juve io sono incazzato nero. Ma però è giusto che da domani continuiamo a credere alle prime quattro posizioni, il disfattismo, tenetevelo a casa perché il disfattismo a me mi fa cagare il cazzo, quindi sempre forza Milan, chi vuole restare nel canale si iscrive nel canale, chi se ne vuole andare se ne vada, non mi interessa un cazzo, e sempre forza Milan perché comunque da domani si sostiene sempre la squadra ancora con più forza, perché da queste partite di merda, dal 3-0, i giocatori hanno ancora più bisogno di noi e noi ci saremo. Forza Milan.